Siamo con Massimiliano Cucuzza, allenatore degli esordienti dello Stile 84. Anche voi siete presenti qui al Vanni Sanna. Innanzitutto, una società come la vostra, che si trova tra le grandi, possiamo dire, del calcio giovanile, come vive questa esperienza? No, noi ci ha fatto piacere l'invito che abbiamo ricevuto. Con onore siamo qua, cerchiamo appunto di onorare questo torneo e questa bellissima manifestazione. Ecco, delle squadre che avete trovato, così, che cosa vi ha impressionato e che cosa si può imparare da occasioni come questa? Ma sicuramente per i ragazzi è una, a parte una vetrina, un'importante esperienza da tutti i punti di vista, a prescindere dal punto di vista calcistico, anche come organizzazione, come gestione, anche trasferta fuori casa, insomma. Certo, bisogna che i ragazzi, insomma, facciano esperienza anche da questo punto di vista. Ecco, un allenatore che allena una scuola a calcio, quali requisiti deve avere per poter gestire, insomma, questi bambini così piccoli che stanno praticando il calcio come attività motoria ludica? Prima qualità penso che sia la pazienza, oltre che un minimo di competenza e, insomma, anche di amore per quello che fa. Certo. E la situazione del calcio stirese qual è? Adesso, insomma, voi siete in prima categoria, tra l'altro con ottimi risultati, una squadra che nonostante sia stata spostata di girone ai primi posti. Rispetto, insomma, la rivalità con lo Stirese, come la vivete? La rivalità si sente, quest'anno comunque c'è lo Stirese in promozione, quindi si sente un po' di meno, però noi stiamo facendo bene il nostro campionato, ci sono 3-4 giovani cresciuti nelle giovanili, nelle nostre giovanili, insomma, che giocano in prima squadra. Sì, spesso in prima squadra, oltre anche quelli che dovrebbero giocare, diciamo, per legge, quindi per noi è motivo di soddisfazione. Di soddisfazione, certo. Ecco, invece dal punto di vista delle strutture sappiamo che ci sono stati lavori anche di rifacimento del campo, la situazione qual è? Ma adesso con il nuovo campo, con Raimondo Melledina in sintetico, abbiamo risolto la maggior parte dei problemi. Vero è che lo Stirese ha preso in gestione il Masala col campo in erba e quindi loro, insomma, giocano là. A noi è rimasto il campo in sintetico con il nostro grande piacere. Insomma, dalle 3 del pomeriggio fino alle 9:30-10 abbiamo sempre, dai micro fino alla prima squadra, abbiamo sempre il campo a nostra disposizione. Per fortuna. Per fortuna potete anche fare un certo tipo di lavoro, visto che durante il periodo invernale comunque è sempre quello agibile. È molto importante quello, sì. Certo. Per chiudere le chiedo che soddisfazioni si hanno con bambini così piccoli, che magari non c'è il risultato agonistico, però ci sono altri risultati, vero? Sì, il risultato agonistico in sé non è importante, è importante che il bambino cresca, oltre che dal punto di vista calcistico, dal punto di vista proprio umano, che recepisca i messaggi che gli vengono dati sotto il punto di vista soprattutto umano. Questo è l'importante. Poi se viene fuori un campioncino, tanto di guadagnato per lui e per noi. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Mr. Cucuzza, ovviamente. Grazie. Grande in bocca al lupo per il lavoro con i bambini e i giovani dello Stile 84. Grazie. E in bocca al lupo anche alla prima squadra, insomma, il campionato di prima categoria. Speriamo, chissà, magari tra noi ci potrebbe essere l'avvicendamento nel campionato di promozione. Non si sa mai nella vita, speriamo, nel calcio. Speriamo di no, meglio che lo Stile rimane. Magari ritrovare il derby in un'altra categoria sarebbe una bella, sarebbe una bella, un bel traguardo. Sì, certo. Sì. Grazie ancora. Arrivederci.